Oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre 2013, alla borgata Serra di Rogliano ha riaperto le sue porte al culto e ai fedeli la caratteristica chiesetta dedicata a San Michele Arcangelo del secolo XVII. È stata interessata a indispensabili lavori di restauro da parte della Soprintendenza alle Belle Arti. Giusto ieri sera c'era stata una cerimonia di presentazione del restauro presso la ex chiesa di Sant'Ippolito, diventata ora centro di aggregazione giovanile Paolo II. Il pubblico e i fedeli, non solo borgatari, nonostante la pioggia si accalca nell'angusta piazzetta omonima dove sta avvenendo la cerimonia dell'inaugurazione e della benedizione da parte del sindaco di Rogliano Giuseppe Gallo e del reverendo Don Santino Borrelli della parrocchia di San Pietro. Così la statua di San Michele Arcangelo, che aspettava fuori con i fedeli, può fare rientro alla sua casa. Seguirà una santa messa inaugurativa solennemente celebrata da Don Santino. Madre del Vangelo dell'Eucaristia, fulcro di ogni edificazione comunitaria, fa che alla scuola del tuo figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire in mia vita la forza rinnovatrice del tuo spirito, raduna gli uomini lacerati e dispersi, e l'unica porta del nostro cuore è accogliere Gesù che nasce in nostra vita. Rispettandolo e amandolo, non come la chiesa deve essere come una fontana della piazzetta del villaggio, tutti possono attingere. E oggi il Papa ci ha detto più volte, oggi in questi giorni, la chiesa è una madre che accoglie tutti. Però questo è un richiamo avanti Papa Francesco, raggiungete le periferie. E per periferie non si intendono le persone soltanto che fisicamente abitano lontano dal centro. Abbiamo realizzato anche, grazie davvero a questo lavoro di Amedeo, qui dove c'era la vostra sagrestia, un piccolo localino, ma proprio piccolo, ma capace di accogliere se qualcuno bussa alla mia casa e dice voglio essere accolto. Io devo avere la possibilità di avere vigne. E tutti, non voglio dire una bestemmia, ma tutti possiamo diventare San Michele.
nel senso che possiamo tutti schiacciare il male che oggi ha imperato. Vedo chi la sposta questa sedia. Se avessi... E la misura della verifica sta... Che cosa io voglio in cambio da Dio? Quello che dico io, la mia fede mi pone a seguire quello che dice lui, dopo aver fatto ciò che mi ha detto, mi devo considerare cosa, come... Ma il demonio no, sta perdendo i pezzi. Se qualcuno deve perdere i pezzi, perde...